thank you Cari amici di Telegarda, vi dico subito che non sono Sherlock Holmes, non sto cercando qualche autore di omicidio, di misfatti terribili. Intanto, un caro saluto a tutti. Vedete che mi sono distratto con la lente, quindi non, da, non mandavo neanche il consueto saluto. Un saluto a tutti, naturalmente, in particolar modo agli appassionati del dialetto. Eh, ho già fatto in qualche precedente puntata una rubrica, una rubrichetta che chiamo. Guardando chi e un po' là, cioè osservando qui e un po' là, dove appunto noto alcune cose curiose eh, all'interno della nostra comunità vicina lontana, no? e lontana. Eh, e nei giorni scorsi appunto guardando chi è un po' là, adesso lascio stare la lente. Mi è arrivato questo, questa proposta di contratto dalla Dolomiti Energia, ecco eh, allora. Mi arriva questo materiale cartaceo, incomincio a sfogliarlo, no? Intanto vedete che bisogna munirsi di lente. Poi per noi che siamo avanti di età, quindi la lente è obbligatoria, oltre che gli occhiali. E poi naturalmente bisogna sfogliare, leggere sfogliarlo. sfogliarlo. Incominciamolo allora, qui, questo qua, poi qui c'è, va bene, un disegno. Andiamo avanti, qui c'è un testo scritto molto piccolo che va sottofirmato. Una, due, tre firme, anzi, quattro, tre, tre, poi andiamo avanti. Altro testo, sempre, ci vuole sempre la lente. Voi dite è finita? No, no, andiamo avanti. Ce n'è un altro foglio, eh, tranquilli. Ho oh, finalmente un foglio bianco: è finita? No, no, no. Adesso arriva purtroppo un testo che ci vuole la doppia lente, cioè io devo munirmi di un'altra lente. E, naturalmente, il nostro regista vi farà vedere fra poco questi moduli. E sono, sarà uno, no, uno, due, tre, quattro, cinque, oh finalmente, siamo arrivati. Allora, questo è il malloppo della Dolomiti Energia. Quindi sfido, mi piacerebbe sapere chi ha il coraggio, l'ardire, la pazienza, una pazienza certosina di leggere tutta questa roba qua. Anche perché prima di tutto ha un carattere piccolissimo che, ripeto, ci vuole la lente. E poi veramente, ecco, mi chiedo, ma non c'è qualcuno che sia in grado di sintetizzare meglio? Io sono convinto che non serve, si può anche sintetizzare con poche parole, no? Perché altrimenti, come si fa a sottoscrivere un contratto posto in questo modo? Quindi vedete, la mia rubrichetta, guardando chi è un po' là, quindi si è occupata di questo materiale cartaceo che sono sicuro è arrivato non solo a me, ma a tanti altri. Mi piacerebbe sapere come hanno fatto gli altri a leggere. Bene, finito questo, oggi vi dico subito che parliamo di un poeta non locale, cioè non dell'Alto del del, dell Garda. Pensate che vado a cercarlo a. Roncone nella Valle del Chiese, dove appunto vive Emanuele Mussi, che io ho conosciuto finora soltanto per telefono. È nata subito una simpatica corrispondenza di sentimenti, di emozioni, perché siamo tutti e due appassionati di dialetto e quindi eh, voglio parlare di questo Emanuele Mussi, che è classe 1931, è stato insegnante nella Valle del Chiese. E poi pensate un po' che si è dedicato tanto alla ricerca storica anche assieme alla figlia Daniela. Poi nel 90, quindi 26 anni fa, ha pubblicato Din Don Campanon. Eccolo qua, il libro che, dal quale poi ho scelto una poesia che vi leggerò, naturalmente in dialetto ronconese, così abbiamo la possibilità di confrontare quel dialetto con il nostro. Ma non solo, poi si è dedicato anche alla prosa in lingua italiana ha vinto dei premi col romanzo All'Ombra dell'Aquila. È stato amministratore comunale a Roncone, è stato vice sindaco ed è anche un appassionato artigiano del legno. Vi dico subito che è anche un bravissimo disegnatore, perché poi vi presento un altro libro che veramente vale la pena vedere. Allora, che poesia ho scelto? Ho scelto una poesia molto attuale perché si parla di guerra. Nuvole de guerra. Nuvole negre, nuvole de guerra sopplate dan vent che no capis razon, passa din dal ciel. La set la varda col roseghin, la set l'ascolta e tutti spera che ste nuvole negre le sede sfaghe, pruma dal temporal, en l'aria desparata de coi che mor de fam, anche senza la guerra. Adesso ve la traduco in dialetto nostro. Invece che nuvole l'ho trasformato in nugole. Nugole negre, nugole de guerra, sofiade dan ven che nol capis resom le passa stidin del ciel. La zen la varda col rosegim, la zen l'ascolta e tutti spera che ste nugole negre le se sfanta prima del temporal nell'aria desperata de quei che muore de fam anche senza la guerra. Ecco, quindi, siccome voi avete sicuramente visto eh, in sovraimpressione sul teleschermo il testo ronconese, diciamo, col testo alto gardesano, avete avuto anche la possibilità di confrontare i due i Due dialetti. Che devo dire che in, alcune, in alcuni aspetti sono veramente soflade, diventa soffiate, soffiate. Poi la, ecco la gente è eh, la set, la zent. Pensate un po' e tuc, tut, tuc, tutti le sede sfaghe. Ecco, io l'ho trasformato in le sede sfanta. De coi, che mor de fam. De coi, cioè de quei che muore di fame, che muore di fame, che muore di fame anche senza la guerra, anche senza la guerra, in italiano anche senza la guerra. Bene, quindi, detto di questo poeta, detto della sua biografia, accennata questa sua poesia appunto tratta dal libro di Don Campanon, adesso però non posso non farvi vedere il libro che ha prodotto Emanuele Mussi, Alcuni anni fa, intitolato Valle del Chiese, la mia valle, Notizie storiche e varie. Vi dico subito che non è, un, non è un testo scritto in dialetto, ovviamente, è un testo in cui pensate un po', eh, Emanuele Mussi ripercorre tutta la storia della valle con dei bellissimi disegni in bianco e nero, che sicuramente in parte noi vi mostreremo sul teleschermo. Pensate è una storia che parte dall'antichità, quindi addirittura dalla preistoria, prima della storia, per arrivare ai giorni nostri. E naturalmente si incontrano luoghi, si incontrano eh, personaggi, si incontrano romani, eh, goti, goti romani, un po' di tutto, di tutte quelle popolazioni franchi che, sono, che hanno avuto in qualche modo a che fare con la valle del Chiese. Per arrivare ai, ai garibaldini, quindi al risorgimento italiano. Quindi una storia veramente interessante. Poi naturalmente si parla di, 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 di alluvioni, di siccità, si parla di peste, si parla di troppa acqua quando piove troppo, troppo sole, periodi di siccità e avanti di questo passo. E poi si arriva, naturalmente, anche qui immagini scolastiche di com'era la scuola una volta, con i banchi di una volta, con la lavagna. Andiamo ancora avanti, naturalmente voi vedrete in sovraimpressione, si arriva alla Prima Guerra Mondiale, quindi anche qui c'è il trasferimento in Boemia, in Moravia. Fra l'altro io parlando di mia madre che era stata appunto anche profuga, ho detto che era stata in Boemia, era stata in Moravia e, e esattamente a Sdar. Questa piccola località, appunto, morava dove mia madre con i propri fratellini era stata profuga durante la prima guerra mondiale. Poi la fine della guerra, la ricostruzione, le attività di montagna, perché chiaramente qui si parla anche qui di eh, lavoro de, de, dei campi: la fienagione, l'alpeggio, si parla del, del, del recupero del bosco. Poi le attività eh, grazie alla forza dell'acqua, le segherie. Le officine di fabbro, quindi veramente un libro. E poi pensate un po': i disegni degli animali: la marmotta, l'ermellino, la lepre, la furnice, lo scoiattolo, la civetta, il francolino, il capriolo, il cinghiale, il tasso, il gufo, l'aquila, il fagiano di monte, l'urogallo, il picchio, il picchio nero, il picchio rosso, la trota, la carpa, la tinca. E poi naturalmente le piante, le piante officinali, l'Arnica, il, il Pino Mugo, eh, la Malva, la Borsa di Pastore. Secondo me veramente è veramente un libro che, anche se non siamo della Valle del Chiese, andrebbe letto per la sua bellezza, per la sua capacità di Emanuele Mussi di eh, presentare la storia in un modo veramente semplice, sintetico, avvincente, illustrata questa storia con tanti suoi disegni, fatti in bianco e nero, veramente pregevoli, quindi mi premeva presentare oltre che Dindon Campanon e naturalmente una sua poesia per capire un po' com'è il dialetto di Roncone, quindi della Valle del Chiese, dopo naturalmente questo libro, Valle del Chiese, la mia valle, notizie storiche e varie. Quindi vedete che oggi sono stato abbastanza veloce. Però devo naturalmente mandare un caro saluto, anche se non so che non mi vede, ma forse mi vedrà su internet, all'amico Emanuele Mussi per le sue poesie. Ma in principal modo per questo suo bellissimo libro che veramente fa apprezzare la storia, i personaggi, le attività della Valle del Chiese, appunto, descritta così bene in questo libro di qualche anno fa. Bene, con questo libro, quindi con tutto quanto ho voluto dire di Emanuele Mussi al quale mando di nuovo un caro saluto. Un saluto naturalmente lo mando anche a voi che vi ringrazio per avermi ascoltato, spero che non abbiate cambiato canale, spero che siate sempre interessati al dialetto, a questa trasmissione, quindi vi aspetto numerosi ancora la prossima settimana ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie e saluti a tutti.